Il 2022 è alle porte e il mercato azionario non sta facendo faville. Ormai la minaccia della variante Omicron e la minaccia dell'inflazione stanno mettendo alle strette l'andamento delle nostre azioni. Il mercato ha i massimi storici e gli analisti sono fortemente spaventati dall'avvento del nuovo anno. Molto interessante è analizzare la posizione che sta prendendo uno dei migliori investitori di tutti i tempi, Warren Buffett. A 91 anni continua a dettare i principi fondamentali sull'investimento. Ci sono alcuni suoi pensieri che personalmente non condivido. Per esempio il ripudio verso i titoli azionari tech, su cui ha deciso di prendere le distanze. Eppure si è perso delle grandi performance, che a parer mio gli hanno fatto rimangiare la parola. Inoltre, egli non crede nelle criptovalute, che stanno portando risultati entusiasmanti nell'ultimo decennio. È la classe di asset che ha portato un maggiore profitto. Il signor Buffett forse non si è adattato all'era tecnologica, ma nonostante ciò resta uno dei punti di riferimento per quanto riguarda gli investimenti. Capire quali sono le sue idee per il 2022 potrebbe esserci di enorme aiuto in una situazione di completo subbuglio. Prima di iniziare vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Ciao, io sono Alessandro e in questo nuovo video analizzeremo la posizione che sta prendendo Warren Buffett per il 2022. Panorama generale sul mercato. Capire il movimento che ha preso il mercato statunitense è fondamentale, perché è la maggiore economia al mondo. Se l'economia degli Stati Uniti crollasse, tutto il mondo ne risentirebbe, mentre se crollasse l'economia francese non assisteremmo ad un impatto così devastante. In questo grafico possiamo vedere il trend rialzista del mercato statunitense. Per realizzarlo è stato preso come riferimento l'indice Wilshire 5000, che raggruppa tutte le azioni americane attivamente scambiate. L'indice è stato creato nel 1970. Le informazioni antecedenti a questa data sono state offerte dalla Federal Reserve, che fornisce una stima trimestrale del valore di mercato totale fino al 1945. Per il periodo compreso tra gli anni 50, 60 e 70 non è visibile alcun incremento esponenziale. Il movimento rialzista si vede intorno agli anni 2000, quando esplosa la bolla del dot-com, grazie alla fondazione di nuove aziende con lo scopo di creare attività legate al settore informatico. Questo massimo storico è seguito da un altro periodo di grande splendore, seguito a sua volta dalla grande crisi finanziaria del 2008. Successivamente il mercato si è ripreso, fino al crollo di marzo 2020, legato all'esplosione della pandemia. Da quel periodo ci siamo ripresi alla grande e ora siamo su una trendline in verticale. Come hai potuto vedere con i tuoi occhi, ogni periodo in cui è stato raggiunto il massimo storico è seguito da un crollo del mercato. È per questo motivo che gli analisti credono in una discesa vicina e improvvisa. In questo momento l'indice di paura e avidità tende sulla paura, ma siamo lontani da valori di estrema paura. Warren Buffett in questo momento sarà avido oppure anche lui avrà paura? Scopriamolo insieme. Ultimi movimenti. L'ultimo dato disponibile riguardo agli investimenti del signor Buffett è il terzo trimestre del 2021. È stato pubblicato il 15 novembre dalla Fed e registra le mosse avvenute fino al 30 settembre. Prima di sapere cosa ha fatto il miliardario nell'ultimo trimestre del 2022, dovremo aspettare febbraio. Da quello che possiamo vedere, anche Buffett è abbastanza impaurito. Le sue mosse sono maggiormente di difesa. Egli infatti si è limitato a vendere alcune parti dei suoi titoli, o addirittura a venderli interamente. Tra gli acquisti possiamo notare Floor & Decor Holdings, Royalty Pharma e un'aggiunta di Chevron Corp del 24%. Warren Buffett potrebbe aver previsto un futuro bear market del mercato e perciò avrebbe attuato una mossa di difesa per limitare la perdita. E ad oggi, com'è composto il suo portafoglio? Vediamolo insieme. Portafoglio azionario nel 2022. Queste sono le azioni statunitense quotate in borsa di proprietà della holding Berkshire Hathaway, come riportato dalla Securities and Exchange Commission nei documenti resi disponibili al pubblico.
L'oracolo di Omaha conta molto sulle azioni di Apple, nonostante non sia un fan delle aziende tecnologiche. Egli infatti ha iniziato ad acquistare stocks di Apple solamente nel 2016. Mentre Apple è il titolo numero uno per valore di mercato, Bank of America è il titolo numero uno per numero di azioni. Possiamo dire che è un portafoglio molto semplice, composto per la maggior parte dai primi 10 titoli azionari del mercato, che compra e tiene per un investimento a lungo termine. Dopo Apple e Bank of America troviamo American Express, Coca-Cola, US Bank Corp e così via. C'è anche Amazon, ma solo in una piccola percentuale. Conclusioni. Da quello che possiamo vedere, Warren Buffett è timoroso e per il 2022 non prevede un buon periodo per il mercato azionario. Ad oggi detiene il 30% del suo patrimonio in liquidità, una cifra apparentemente alta per i suoi standard. Inoltre sappiamo tutti che tenere una cifra di liquidità alta non è mai un bene, a causa dell'inflazione. Un altro grande investitore, Ray Dalio, ha detto che il denaro è nient'altro che spazzatura e che il camion della spazzatura, allegoria dell'inflazione, la porta via. Da una parte abbiamo l'oracolo di Omaha, che sembra spaventato da ciò che sta arrivando. Dall'altra troviamo Ray Dalio, che è convinto che le azioni sono sempre la scelta migliore. Voi che aspettative avete per il 2022? Credete che sarà un anno di crollo per i mercati? Oppure consolideranno la loro posizione e azzarderanno la scalata verso valori più alti? Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi per supportare il canale. Un saluto, alla prossima!